A 64 anni, alcune persone sono già in pensione in Moldavia, ma Iva non ne vuole ancora sapere. Lavora come pioniere di missione globale ad Aneni Inui, città in cui non ci sono gruppi di avventisti. Nella sua attività di pioniere, Ivan cerca i modi in cui poter aiutare gli abitanti di questa comunità. La prima cosa che ha fatto quando si è trasferito qui è stato incontrare i leader dell'amministrazione locale per capire come servire la comunità. I responsabili locali gli hanno dato una lista di famiglie disagiate che non avevano da mangiare. Così ogni due o tre giorni Ivan porta loro delle borse piene di alimenti. Questo è solo un modo in cui il pioniere ha sviluppato le relazioni con le persone. Quando Ivan incontrò Oleg circa un anno fa, scoprì che aveva vari problemi di salute. Le sue gambe perdevano forza e tono. All'epoca l'uomo beveva e fumava molto. Ivan pregò con lui e gli diede diversi consigli su come migliorare la sua salute. Tutte le domeniche Ivan conduce programmi per la comunità in cui spiega come vivere in modo sano. Oleg ha partecipato a uno di questi programmi e in breve tempo ha smesso di bere e di fumare. Ora segue una dieta vegetariana e, grazie alle sue scelte, la salute è migliorata. Purtroppo anche la moglie di Oleg, Alexandra, ha problemi di salute e ora è parzialmente paralizzata. Ha passato mesi in questo letto e non può muoversi. Ivan e il suo amico, il pastore Dmitri, hanno visitato la coppia e pregato con loro. Dopo aver dialogato insieme, le loro esigenze sono diventate evidenti e Ivan ha promesso di portare alcuni oggetti che potranno alleviare parte dei problemi di Alexandra dovuti alla malattia. Dopo aver visitato Oleg e Alexandra, Ivan e Dmitri si incontrano con Lidia, un'ottantenne interessata alla salute e al benessere. La donna ha frequentato uno dei programmi sulla salute tenuti da Ivan dopo che un'amica gliel'aveva consigliato e non vede l'ora di imparare di più. Durante questa visita, Lidia vuole parlare della salute spirituale. Ivan e Dmitri rispondono a molte delle sue domande tramite lo studio della Bibbia e parlano insieme. Programmano di incontrarsi di nuovo per continuare a dialogare e a studiare la Bibbia regolarmente. I pionieri di missione globale come Ivan danno molta importanza ai rapporti personali. Quando si forma una vera relazione, un pioniere può avere un grande impatto sulla vita di una persona. Ha l'opportunità di far conoscere Gesù alle persone e di cambiare in meglio la loro vita per sempre. Ivan ha mantenuto la promessa fatta a Oleg e a Alexandra, è tornato con un materasso nuovo che sarà utile per alleviare in parte i dolori di Alexandra e una nuova sedia a rotelle le permetterà di muoversi come non ha potuto fare da mesi. Non riesce a trattenere le lacrime mentre prova per la prima volta. Negli ultimi anni Alexandra aveva perso la speranza a causa dei suoi problemi di salute. Dubitava che vi fosse qualcuno che si prendesse cura di lei e di suo marito. Ma Ivan le ha mostrato che vi è un Dio che si interessa ancora a lei. I gesti di servizio del pioniere hanno aiutato Oleg e Alexandra ad accettare Gesù nel loro cuore. Vi chiediamo di pregare per i pionieri di missione globale come Ivan, che operano nelle loro comunità in modi nuovi ed emozionanti. Con il loro impegno possono toccare la vita delle persone oggi, ma anche trasmettere la speranza eterna in Gesù.